Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente faccio qualcosa che mi piace. Cerco di costruire qualcosa con pochi soldi. Vi spiego brevemente. Ero al lobby e ho visto questo bidone 70 litri, 13 euro, col coperchio e di plastica. E mi è venuto in mente che devo rifare il sistema di fertilizzazione, cioè unire l'irrigazione che ho già nell'orto goccia a goccia con un sistema che mi permetta di miscelare il concime liquido all'interno dell'impianto. Avevo già fatto qualcosa l'anno scorso con una tanica da 25 litri, l'orto però nel frattempo è passato da 100 a circa 300 metri quadri e quindi non mi basta più quello da 25 litri. E allora ho deciso di provare a fare questo. Con 20 euro, se va tutto bene, abbiamo risolto il problema. Allora vi parlo adesso del progetto, di quello che ho in mente. L'idea di fondo è questa: uscire alla base con questo raccordo, fissarlo dall'altra parte, forare il giusto. Ecco, il difficile sarà forare giusto perché non ho la punta corretta, arrivo fino a 14, devo inventarmi qualcosa. Dopodiché dovrò mettere questa guarnizione che c'è già e una qui intorno. Quindi devo essere più preciso possibile, se no è un problema. A questo collegherò questo raccordo rapido che avevo in casa, tubo, e poi dal momento che non ho un rubinetto, sarebbe la cosa migliore mettere un rubinetto apri e chiudi, collegherò questo raccordo rapido che è dotato di valvola. Se non l'avete mai visto, vi spiego un attimino brevemente come funziona la valvola. Arriva il flusso dell'acqua, la valvola rimane chiusa. Ne ho già uno fatto di là con quei bidoni da 1000 litri, funziona abbastanza bene. Non goccia quasi per niente. Arriva la pressione dell'acqua, chiude. Nel momento in cui infilo il raccordo, questo è un maschio maschio, è un raccordo di congiunzione. Dentro, se vedete, c'è quel pezzo di plastica X bianco che è connesso con questo tappo qua di chiusura. Ecco, semplicemente una volta che infilo il raccordo, guardate, automaticamente lui viene fuori e mi permette di far passare l'acqua. Ovviamente il flusso è quello che è, ma a me interessa poco. Con la pompa 70 litri li faccio fuori in pochi minuti, quindi va bene così. Non è accaduto il mio impianto. Questo lo infilo direttamente qui dentro. Dall'altra parte avrò un raccordo simile. Collegherò e posso finalmente collegarmi alla pompa con la mia fertirrigazione. Ok, iniziamo con la fase di foratura e speriamo bene, se no buttiamo via tutto. La plastica è quella che è, quindi è stato abbastanza semplice forare. Mi sono aiutato con questo attrezzino qui. Ho provato con la lima, ma poi alla fine mi sono reso conto che con questo facevo prima. Però bisogna essere precisi, andare a rimanere dentro il bordo, altrimenti si sfora e non può tenere. Ora abbiamo una doppia guarnizione, dopo faremo una prova di tenuta. La parte interna adesso la pulisco e vi faccio vedere una chicca che ho immaginato. Sono giorni che ci studio. Per far sì di avere una rete filtrante quando verso il macerato, magari il macerato di ortica, quello che userò a breve. Allora, mi sono ritrovato tra le mani questo colino. L'idea è quella di tagliare qui tutto intorno e fissare il colino più possibile, fissarlo poi con della colla a caldo ai lati, così da avere poi questa parte sempre pronta. Ora devo prendere le misure e cercare di fare un taglio che stia all'interno del bordo.
Va da sé che la chiusura non è stagna, qualche goccino ovviamente scende, anche perché questa non è una marca eccelsa, è un centro commerciale, però questo mi dà il tempo comunque di poter allestire tutto quanto, riempirlo e avere il tempo di mettere l'altro portagomma che mi va alla pompa. Allora, costo di questo progettino, 1,50 euro, un paio di euro, tubo non lo conto, e il bidoncino da 70 litri, 13 euro. Quindi spesa totale... Quanto abbiamo speso? 15-16 euro. Qualche cosa avevo in casa di attrezzatura, altrimenti bisogna acquistarla. Con 20 euro, dai, abbiamo fatto un buon progetto per la fertirrigazione. Adesso è la prima volta che lo utilizzerò, poi vi farò vedere come funziona e lo valutiamo insieme. Sono particolarmente contento del coperchio. Questo lo lascerò chiuso così, ma non è che entrerà qualche animaletto. E quando mi serve, verso il liquido direttamente da qui, il macerato, quello che è. Nel momento che si sarà riempito, tolgo il coperchio, lo svuoto e ricomincio l'operazione. Quindi, se vi può essere utile come idea, ve la cedo volentieri. Non voglio diritti editoriali, non voglio niente, è tutto vostro. Ok, faccio una prova sul campo qui alla buona, senza troppi effetti speciali. Ecco, vedete l'effetto giusto giusto della retina. Semplicemente adesso svuoto. Io sono regista, attore, tutto io. Ragazzi, è semplice ma geniale sta cosa, eh. Ecco qua. Vedete, questa è tutta roba che non immettiamo nel sistema goccia, che si otturano poi fuori. Bene, vado avanti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Dico la verità, non volevo farlo perché è molto semplice come progettino, è elementare, però magari può dare uno spunto a qualcuno di voi che ha un impianto a goccia. Si sta approcciando adesso all'irrigazione corretta dell'orto con l'impianto a goccia, che è la soluzione migliore, e quindi avere un sistema di fertirrigazione così capiente a pochi soldi, abbiamo speso 15-20 euro. Ho posto particolare cura al filtro d'ingresso perché ci sto passando adesso, ho delle impurità all'interno dell'impianto e quindi poi dovrò pulire tutti i tubi dell'impianto a goccia. Quindi, onde evitare di farvi fare lo stesso errore, mi sono deciso di fare questo video molto semplice. Se vi è piaciuto il progetto, volete lasciare un like, ve ne sono grato. Se vi volete iscrivere al canale, vi ringrazio. Andiamo verso i 20.000 iscritti e ringrazio tutti uno a uno. Per me è un passatempo, non è un lavoro, ve lo dico sempre. Quello che imparo ve lo mostro, quello che non so lo chiedo. E quindi abbiamo questo tipo di rapporto leggermente diverso rispetto ad altri canali, molto più grandi del mio, ma va bene così, insomma, era quello che volevo io. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.